San Pietro Apostolo, siamo con lo sindaco De Santis per la festa della ciliegia organizzata dalla Proloco con il contributo dell'amministrazione, a testimonianza delle sinergie che incorrono fra le due realtà. Noi siamo vicinissimi all'associazione Proloco per questa manifestazione che ormai è arrivata alla 13ª edizione ed è sempre, sempre più riuscita, porta lustro a questa comunità locale, anche se i due anni del Covid un pochettino hanno rotto questa tradizione, ma riteniamo che sia una manifestazione veramente ormai arrivata a livello regionale, molto bella, molto sentita anche da tutti i paesi limitrofi, da tutta la provincia se non di più, e ne siamo orgogliosi veramente. Non ho modo di ringraziare la presidente, la professoressa Rosa Mazza, e tutto il direttivo della Proloco. Noi ne siamo veramente orgogliosi. Prossime iniziative per il Comune di San Pietro Apostolo? La prossima iniziativa, che a livello nazionale avverrà ad agosto, e sarà il premio Keration, dove partecipano, è un premio letterario, dove partecipano scrittori e editori a livello nazionale, dalle estremità del nord Italia alle estremità della Sicilia. Quindi questa è un'altra manifestazione molto importante, arrivata alla 4ª edizione, e ne siamo orgogliosi per la sua riuscita. Quest'anno avremo molti scrittori anche a livello nazionale che molto probabilmente hanno presentato delle edizioni di libri, e quale Bartoletti, quale Scanzi, quindi vuol dire che siamo molto orgogliosi anche di questo, perché sta portando un sacco di cittadini fuori regione a conoscere questa nostra piccola comunità. Grazie.